Bella a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo qui per fare un nuovo episodio di 5 cose che aggiungerei su Minecraft Vanilla. Allora raga, fatemi vedere il vostro supporto lasciando un like che è gratuito, non costa niente, un commento, anche perché mi sono appena svegliato e vi sto registrando questo video perché sono in ritardo e ve lo devo subito caricare. In sfondo c'è una partita sui minigame, ma l'importante è quello che dovrò dire, non se c'è come sfondo Minecraft o qualche altra cosa, ma avete detto nel video scorso, ma come sfondo c'è Minecraft e non vuol dire nulla. Allora, partiamo subito. Come prima cosa io aggiungerei i mezzi blocchi dell'argilla. Ad esempio abbiamo l'argilla rossa, l'argilla verde e così via. Io metterei ad esempio il mezzo blocco di ogni tipo di argilla. Questa cosa secondo me sarebbe molto utile per fare le costruzioni. Poi un'altra cosa che aggiungerei sarebbe le ringhiere oppure come le possiamo chiamare. Vabbè sì, le ringhiere che qui ce l'abbiamo solo grigie. Io li metterei un po' di tutti i colori, o almeno li metterei nei colori principali, un verde, rosso, blu e giallo almeno. Perché già quelle grigie ci sono. Comunque sarebbe una cosa più figa per le costruzioni, almeno potresti variare un po' se. Perché va, quelle cose grigie non le usa nessuno perché fanno anche abbastanza schifo. Quindi raga, poi come terza cosa aggiungerei una nuova dimensione con un boss veramente ma veramente forte. E ora vi spiego tu come potrai affrontare questo mob, cioè o meglio questo boss, perché se tu avessi una semplice armatura di diamante incantata non potrai distruggerlo perché è troppo forte. E poi anche dei mob belli potenti. E qui a parte gli Enderman non c'è nulla come mob così potente. Forse un qualcosa di Blaze, ma niente di che. E allora, per sconfiggere questo mob, ma perché mob, questo boss, tu dovrai andare in miniera nel mondo normale a cercare i rubini, che sarebbe un nuovo minerale che dovrebbe essere aggiunto. Questi rubini dovranno essere più rari dei diamanti, però un po' meno rari degli smeraldi, perché gli smeraldi si trovano solo in un bioma, mentre i rubini in tutti i biomi. E quindi tu con questi rubini ti farà l'armatura full, che dovrebbe essere. No, che sarà più forte del diamante. E quindi vai con l'armatura di rubino ad attaccare il boss di quella dimensione. Che sarebbe anche una cosa figa, ma almeno aggiungono qualcosa di nuovo. Sì, hanno aggiunto la mansione, potete dire, però sempre una minchiata, non ci vuole nulla a sconfiggere i mob di quella cosa. Poi, come quinta e l'ultima cosa, perché la quarta erano i rubini, il nuovo minerale, che poi o rubino o qualche altra cosa, ci sarebbe un nuovo minerale aggiunto secondo me, con tutte cose, set di armature, poi tutti gli attrezzi, ascia, spada, pala e così via. Perciò infine come quinta cosa aggiungerei dei nuovi biomi, dei biomi un po' più carini. Allora, come primo bioma aggiungerei tipo un vulcano con tutta una zona rocciosa di magma che è diventato solido. Dopo aggiungerei il bioma dei ciliegi, quelli giapponesi, con una specie di nuova. Di una cosa che ti spawna in quel bioma, ad esempio nel deserto e in tutti gli altri posti spawnano i villager. Oppure nel deserto c'è la piramide, nella giungla c'è il tempio della giungla. Perciò aggiungerei una specie di tempietto giapponese con dei tesori, con qualche mob nuovo. Una cosa un po' figa. E dopo
dopo aggiungerei tipo la foresta di bambù, tipo, non proprio, cioè la foresta di bambù non si può sentire però, un bioma con del bambù, delle canne di bambù belle alte, una cosa anche figa questa sarebbe. Quindi raga, ditemi anche voi sotto nei commenti che cosa potrebbero aggiungere, così magari potrebbe arrivare anche un terzo episodio su questo argomento. E quindi niente, raga, dai, flex è tutto, bella.